San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e d'Europa, tra tutte le cose bellissime che ha detto e che ci ha lasciato per meditare e per riflettere, ne ha detto una che secondo me è fantastica, ovvero le cose semplici sono le più belle. Ora, questa dichiarazione si può estendere a qualsiasi ambito dell'esistenza, ma trasportiamola per un attimo, facendo un volo pindarico, soltanto sul mondo delle biciclette. Se voi guardate il mercato delle biciclette, di semplice ormai non c'è più niente. E se noi dovessimo tradurre alla lettera, parafrasare alla lettera il messaggio di San Francesco d'Assisi, beh, potremmo dire che quindi non esiste più una bicicletta bella. Ovviamente non è così, però vi posso assicurare che una delle biciclette più belle, in termini forse assoluti, e quando dico belle intendo semplice dal punto di vista della costruzione, dal punto di vista della manutenzione, anche da un punto di vista concettuale, è probabilmente la Triban RC 500. Ora lo so che molti di voi staranno saltando sulla sedia e si chiederanno com'è possibile che una bicicletta da 749 euro, che guardate, ha anche avuto degli aumenti a seguito di tutto quello che ci siamo detti derivante dalla pandemia, come può Davide dire che la RC 500 di Decathlon è una bicicletta bella, forse la più bella, oserei dire anche la bicicletta dell'anno. Perché? Perché mentre tutte le case produttrici stanno spingendo su modelli ipertecnologici, iperavveniristici, super leggeri, che rendono 20 watt in più, che ti fanno andare più veloce e che stravolgono l'ideologia, l'icona, diciamo così, standard della bicicletta, c'è ancora chi riesce, come Decathlon, a produrre biciclette sostanzialmente economiche, ma che hanno un rapporto qualità-prezzo che forse nemmeno le superbike hanno. Ora, per carità, la Triban RC 500 non è certo una bicicletta con cui si possono fare grandi prestazioni, cioè non è una bicicletta reattiva, in salita sei molto appesantito, ma onestamente non è niente di trascendentale, cioè ci sono ciclisti e li vediamo tutti i giorni con qualche decina di chili in sovrappeso che pedalano su biciclette ultraleggere. Quindi avere 2 kg in più sulle ruote o avere 20 kg in più sulla trippa, onestamente non so quale delle due è onestamente peggio. Ecco, la Triban RC 500 a me piace per questo, perché con poco intendo 750 euro, si ha una bicicletta che permette di fare tutto. Non solo ciclismo su strada, ma data la sua versatilità, permette di poterci viaggiare e di trasformarla con poco, andando semplicemente a cambiare i copertoni, in una bicicletta gravel. Quindi, se mi chiedete qual è la bicicletta più bella per te, io vi dico la più semplice, come avrebbe detto San Francesco d'Assisi. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Chissà se San Francesco, vedendola, la definirebbe davvero bella. A voi l'ardua sentenza. Fatemi sapere. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento alla prossima. Ciao!